Signore e signori, buonasera. Benvenuti a questa nostra nuova diretta che, come potete vedere, ha una location inusuale. Ci troviamo infatti al Teatro Regio di Parma, più precisamente nella sala delle prove musicali, denominata la sala Gandolfi. Qui avvengono le prove per le produzioni, siamo nel corso del Festival Verdi, quindi è stato provato ad esempio il Festival Verdi, il Ballo in Maschera, la produzione inaugurale di questa edizione. Sono stati provati i vari brani che sono poi andati nel concerto corale sinfonico che ha tenuto il maestro Abbado, è stato provato il Requiem che ha avuto un enorme successo ieri sera. Ma perché siamo qui oggi? Vedete che ho un ospite eccezionale, salutiamo il maestro Francesco Izzo. Buonasera a tutti, anche se tanto eccezionale non sono, l'ospite eccezionale in realtà è un'altra. Un ospite che tra poco arriverà con noi. Il maestro Izzo innanzitutto è direttore scientifico del Festival Verdi e la sua partecipazione a questa sera è importantissima perché sarà il coprotagonista dell'evento nel quale andremo adesso a contattare la protagonista e quindi vi sveleremo tra pochissimo come sarà strutturato questo evento che avrà luogo proprio tra pochi giorni qui a Parma. Ma con grande onore, con grande soddisfazione andiamo a chiamare la protagonista di quell'evento che sarà appunto il 7 ottobre qui a Parma, che è il soprano Lisette Oropesa. Andiamo a chiamarla immediatamente. Nel frattempo salutiamo tutti i nostri follower che vediamo collegati. Secondo. Eccoci. Ciao Lisette! Ciao signori, buonasera. Ciao Lisette. Buonasera. How are you? Buonasera a te. I'm fine, sto bene. Sono qui a Praga, sono arrivata ieri sera. Ma sappiamo è una città bellissima. Non vedo l'ora di arrivare a Parma. Ecco, infatti qui ti aspettiamo. Infatti diciamo che questa sera ti accogliamo virtualmente, ma tra poco ci abbracceremo veramente. Il 7 ottobre sarai proprio qui sul palcoscenico del Teatro Regio di Parma. Un debutto. Sì, un debutto per me a Parma, anche un debutto con Francesco Izzo come pianista con me, la prima volta che lavoriamo così insieme, dopo anni di amicizia. È vero, sì. Adesso dobbiamo far continuare l'amicizia, quando si lavora insieme. Sì. È sempre una sfida. Ma Lisette, quali sono le emozioni di debuttare qui a Parma durante il Festival Verdi? Così, quali sono le tue aspettative? Allora, no, per me questo è un onore, un grandissimo onore cantare questo programma che noi, Francesco e io, forse da un anno lavoriamo su questo programma, per dire la verità, perché noi abbiamo scelto arie, canzoni di Verdi che non ho mai cantato, canzoni di Verdi. Debutterò, se tutto va bene, anche canzoni di Bellini che non ho mai cantato. Abbiamo arie, abbiamo un valzer grandissimo, bellissimo, super speciale, interessantissimo. Non so, facciamo un po' di ballo, anche un po' di canto. Un programma assolutamente inedito. Allora, questo programma innanzitutto si chiama In Salotto con Verdi, no? Quindi io lo vorrei vedere, se vuoi, leggendo il programma, come un vero e proprio viaggio che facciamo attraverso le arie da camera, non solo, di diversi autori. Raccontateci un po' qual è l'idea appunto di questo concerto e se c'è, per così dire, un filo conduttore, insomma, che accompagna tutto questo programma. Allora, per noi penso che sia forse l'idea di essere così insieme in un salotto per presentare arie così all'improvviso. C'è un senso dell'improvviso, perché abbiamo arie di bel canto, arie di camera, che sono di bel cantisti, dove si può fare variazioni, si può ornamentare, fare delle cose diverse, che sono, non so, sono cose che non si fa troppo planning prima, che si fanno così all'improvviso e subito. E anche
C'è una grande emozione per me, perché adesso sto cantando due opere di Verdi a Covent Garden, e ho che Gilda nel Rigoletto e Violetta nella Traviata. Quindi per me Verdi è un compositore che è molto importante, ma non ho mai cantato le sue arie di camera, solo ruoli operistiche. Operistici. E possiamo parlare anche delle differenze tra un'aria di Verdi scelto per, certo, per un'opera e un'arietta così da camera. Certo. Sì, ma posso dire che non sono tante, non ci sono tante differenze, eh? Beh, difficile però, una e difficile la seconda, tutti e due. Quello sicuramente, però proprio nel concerto, infatti, abbiamo tante arie da camera, ma in conclusione, questo magari ne parleremo più tardi, avremo anche un'aria d'opera e quindi magari poi parliamo di questo. Però raccontaci un pochino, cioè, se dovessi descrivere lo stile del Verdi da camera, quali sono le caratteristiche, diciamo, vocali richieste a un soprano, piuttosto che le caratteristiche stilistiche del Verdi da camera? Per me la caratteristica più, forse più, non so, la cosa che mi arriva prima in mente è la difficoltà. Mi dispiace, ma Verdi non ha mai scritto una cosa che sia facile per la voce. Non so, io stavo dicendo a Francesco, noi abbiamo fatto le prove, è un modo di trovare i cantanti migliori per interpretare la sua musica, e che diventa impossibile quello che scrive. C'è un'aria che si chiama Chibei di Madduce Ancora, che è la terza canzone che noi facciamo in un gruppo di quattro. Sì. E quest'aria finisce con un sì, un grandissimo sì, dopo aver fatto una scala così ascendendo sempre e salendo sempre al cielo, che uno arriva al cielo, ma arriva già morto al cielo, possiamo dire. E io sono un soprano che canto spesso nell'acuto, io faccio degli acuti, ma noi abbiamo detto, sai, è come tutte le feste, è caro nome, squished, miste, eh? È come le due arie di Gilda messi in una canzone molto difficile. Quindi per me il fraseggio di Verdi quasi sempre finisce in alto, va sempre su. È una cosa che non è come Mozart, che fa un arco su e dopo giù, su e giù. Verdi va sempre su un punto d'arrivo che finisce, insomma, in un altro mondo quasi. E poi, se posso dire, per complicare le cose ancora per la povera cantante, Verdi, lo sappiamo, anche nelle sue opere, fa i raddoppi. Quindi quando Lisette canta questo passaggio difficilissimo, che è veramente tremendo, cioè è anche raddoppiato nella parte pianistica. Fa così potete prepararvi all'ascolto. Acuto a cui Lisette faceva riferimento, quindi è una scrittura pienamente verdiana. Non dobbiamo pensare, ma in generale, non so se sei d'accordo Lisette, ma non dobbiamo pensare che questo repertorio di musica vocale da camera sia un repertorio minore, e nemmeno che sia un repertorio facile. È un repertorio magari intimo, e Lisette l'ha detto benissimo, è un repertorio che dà un'idea di spontaneità, di spirito del momento, no? Il spur of the moment, diciamo in inglese. Neanche a me vengono le parole italiane, Lisette, ma c'è questa idea di essere lì intorno a un pianoforte, come avveniva davvero nei salotti dell'Ottocento, a provare queste composizioni, a inventarsi delle soluzioni nel fraseggio, degli abbellimenti, e tutto questo appunto si fa con spontaneità, all'improvviso, proprio creando, inventando, ma non è facile, anzi è un repertorio difficilissimo, e per fortuna abbiamo Lisette Oropesa che viene qui a Parma a fare questo lavoro, perché io veramente non potevo pensare a una persona migliore per presentare questo programma al nostro pubblico. Grazie. Ma grazie. Nel programma appunto abbiamo tantissimi autori, oltre Verdi, no? Per citare, diciamo, i più popolari del melodramma ottocentesco, troviamo Bellini, troviamo Rossini, troviamo Donizetti, magari anche troviamo Mercadante, troviamo Schubert. Se volessimo, diciamo, fare
un raffronto, no? Cioè, in che cosa Verdi è debitore rispetto a questi compositori, rimanendo nel repertorio da camera del concerto, rispetto a questi compositori romantici, secondo te? Allora, io penso che la cosa più che mi viene in mente è che lui anche ha scritto opere come Rossini, come Bellini, come Donizetti. Abbiamo un paio di canzoni da Schubert, che è più di tutto un compositore di canzoni per i cantanti, non un compositore di opere. E questo ci fa pensare, ci fa vedere molto lo stile diverso dei compositori che scrivono spesso spesso opere, e compositori che scrivono molto più forse per il pianoforte o per canzoni che sono intimi, che hanno un mondo più micro, un mondo molto più piccolo, più intimo. Due canzoni che abbiamo scelto, la ultima del gruppo di Verdi è quella di Gretchen am Spinnrade, ma in italiano è Perduta o la pace, che quest'aria che si tratta, lo stesso text, poema da Goethe, quasi lo stesso, ma ci sono due, cantiamo quest'aria da Verdi prima e dopo facciamo la versione molto famosa da Schubert, che è Gretchen am Spinnrade, che sarà l'unica canzone che facciamo in tedesco. Ma abbiamo scelto di fare queste due arie per mostrare la differenza dell'attitude su questa ragazza. Perché secondo me la versione italiana ha molto più speranza. Gretchen ha molto più speranza che alla fine lei avrà Fausto, sarà con lui per sempre. Ha forse questa idea innocente che naivete che saranno insieme alla fine. Ma Gretchen, nella versione di Schubert, si sente nella musica che lei è ansiosa, che lei sa che tutto non va bene, che forse non finirà bene, e si sente la differenza quindi nell'attitude, per esempio. Quindi sì, siccome abbiamo tanti compositori di opera, di bel canto, di questo stile anche della lingua italiana, c'è una differenza forse nella interpretazione dello stesso text, dello stesso idea, canzoni d'amore, canzoni della morte, canzoni della gioia di essere insieme, di festa, non so, di amicizia. Ma l'attitudine di ogni compositore, secondo me, è forse la cosa più interessante. Di paragonare quindi lo stesso magari tema, però affrontato da autori diversi, è una chiave di lettura sicuramente molto interessante, che porterà molto al pubblico. Ecco. Sì, uno potrebbe dire, un concerto tutto bel canto, è tutto uguale. Il bel canto è tutto uguale, ogni compositore è uguale, Rossini, Bellini, Donizetti, uno sente una canzone e non sa da chi è stata scritta, perché sono uguali. Non è vero. Ah, non è vero per niente, ogni pezzo, ogni brano ha il suo... ha un messaggio, sai, che nella lingua del bel canto è una lingua molto semplice, ma è la lingua dell'interpretatore. Quindi la persona che canta, la persona che dice le parole che ha, ogni frase, può anche dare la sua emozione, la sua interpretazione, e ci fa cambiare tutto. È un arco iris. You have that word? It's like a rainbow. Sì, arcobaleno si chiama. Arcobaleno. Sì. Arcobaleno. Baleno perché dura poco. Ah, sì, è vero, dura poco. Bellissimo, però dura poco, insomma. Posso chiederti proprio un piccolissimo regalo per tutti i nostri ascoltatori, un accenno minimo, 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 minimo di un brano del concerto che ti piacerebbe farci? Vuoi esaudire questo mio desiderio? Di cosa? Di parlare di cantare qualcosa. Se ti va, sarebbe un regalo immenso, anche se un piccolo, piccolo, piccolo accenno. Insieme a Francesco non arriveremo ad essere no, ad essere non saremo together. Nessuno. No, ma per esempio, allora, posso mandare una frase speciale. Aspetta. Questo, amici, è un momento storico, la eh? Generosità Ve lo di dico. Lisetta è assolutamente senza uguali. Esatto. Cioè, Lisetta Oropesa in diretta sì, ci canta. No, perché volevo trovare la musica, perché stavo pensando, sapete, la seconda parte del nostro concerto.
comincia con 6 ariette di Camera di Bellini. Sì. E dopo facciamo tre pezzi di Donizetti. E la prima si chiama Il lamento per la morte di Bellini. Ok. Che chiedi a Francesco se non è un capolavoro. È un'aria scritta da Donizetti che parla del pianto del paese d'Italia, del pianto d'Italia per aver perso uno dei suoi figli. È un text molto molto bello, molto triste, ma che sta parlando di Vincenzo Bellini come se fosse un suo fratello, come se fosse, non so, e c'è un brano, c'è una frase dove dice: commossa Italia all'unzio di così ria sventura, piange sul fato barbaro che il suo miglior le fura. Il pianto dell'Italia all'eco in stranio suol, all'eco in stranio suol. Oh, è una cosa stupenda, scusa, non sono in chiave. Bellissimo, Lisette, veramente meraviglioso. Anche le parole sono veramente stupende. Hai proprio ragione. Voi quando la sentirete, è una canzone che non si fa spesso, ma quando la sentirete voi vedrete sicuramente che è una canzone specialissima, molto triste. Io tristemente ho perso un'amica, una cara amica mia, 2 giorni, 3 giorni fa, e noi, Francesco e io, abbiamo provato questa canzone, e dopo ho detto a Francesco: sai, questa canzone non la potrei cantare perché mi fa pensare alla mia amica che è morta da cancro troppo giovane. È come quando una persona ha davvero una tragedia nella sua vita, come arriverà, per interpretare dopo una canzone che parla del lamento di perdere una persona cara, una persona che certo, per il compositore è stato importante. Anche per il paese, è una perdita così grande. E questa donna mia, per il mondo della musica negli Stati Uniti, era una persona molto conosciuta, pianista, anche noi abbiamo fatto concerti insieme, quindi per me sarà più difficile cantare questa canzone, ma la faccio anche per lei, sai. Una dedica speciale sarà. Assume un significato anche più profondo. Ed è un pezzo, sono completamente d'accordo con Lisette e le sono così grata di averlo suggerito come parte di questo programma. È un pezzo veramente profondo, sentito, incredibilmente emotivo, e vale la pena di dirlo che questo pezzo è dedicato a Maria Malibran, che era una delle cantanti più celebri dell'epoca. Morì poi lei stessa molto prematuramente, poco tempo dopo Bellini, ma lei era stata una grande interprete belliniana e anche donizettiana, quindi abbiamo questa unione nella musica tra Donizetti, Bellini, che non c'è più, ma che viene anche un po' citato, no? In questa romanza ci sono delle frasi che si capisce che fanno magari riferimento alla Sonnambula, e quindi con questa romanza Bellini continua a vivere, e voglio dire che forse anche per questa tua amica cara potremo continuare a farla vivere con questo brano. Sono perfettamente d'accordo. Tanto, noi ti ringraziamo per aver naturalmente fatto questo accenno, perché hai suscitato un mare di applausi, di emozione anche tra tutti i nostri follower collegati, quindi insomma questo ti ringrazio ovviamente. Grazie a voi amici, grazie a voi. Però il concerto è parecchio articolato, a un certo punto arriva una vera e propria perla, nel senso che passiamo dalle arie da camera a un'aria del Verdi operistico, no? Mm-hmm. E andiamo a toccare la siciliana o il bolero, insomma, che dir si voglia, dai Vespri siciliani, anzi Les Vêpres Siciliennes, perché appunto l'abbiamo nella versione francese. Mm-hmm. Allora, se ti fa piacere, vorrei che ci raccontassi un po' com'è la vocalità del personaggio di Hélène in questa particolare aria, e se vuoi
anche qua fare un po' il raffronto fra quella che è la scrittura che Verdi riserva al personaggio e invece la scrittura che abbiamo sentito poco prima nelle arie da camera. Sì, allora, è scritta Sicilienne qui sulla musica, ma non è una siciliana. Noi sappiamo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo label, fatto il nome di Bolero, per il ritmo della canzone, per il ritmo in cui è scritto, anche la tonalità è la stessa del Bolero di Rossini che troviamo nelle sue arie di camera e soirée musicale che facciamo insieme, questi due brani, una d'aria, una opera, una da camera. No, ma per me è interessante trovare il ritmo della danza, perché in questo momento lei sta cantando per celebrare un po' la festa delle sue nozze, Hélène, ma anche sta parlando della politica, parla dell'amicizia tra le due nazioni, da venire insieme, noi lasciamo via l'odio. È pura ironia che dopo tutto quello che succederà, che sappiamo, ma noi tristemente non abbiamo un coro, non possiamo fare il coro prima, ma lei fa queste variazioni, lei canta due versi e dopo ci sono delle variazioni, quindi diventa un'aria che canta dopo, anche alla fine dell'opera quasi, dopo aver cantato già tanto tempo, trovare questi trilli staccati, scali, tutta questa roba che è impossibile da cantare, anche per me, anche va molto su e molto giù. Non bisogna mettere più sovracuti, niente di variazioni, perché è tutta scritta da Verdi. Quindi io faccio tutto il possibile per la mia voce, che sicuramente forse non è una voce che canterà mai Hélène come un ruolo dall'inizio alla fine, ma per questo brano va bene. Ma io vorrei trovare la gioia, anche l'ansia un po', ma la gioia anche innocente di questo momento di ignoranza. Ci sono questi momenti innocenti per ogni personaggio in cui Verdi scrive un'aria in cui questo personaggio, questa persona non sa quello che sa forse il pubblico. Sapete quello che voglio dire? Che questo personaggio sta in un altro mondo e noi la vediamo da fuori. Quindi è un momento più triste, ci fa più triste il momento. È come il caro nome di Gilda, forse noi sappiamo qual sarà la fine di Gilda. Noi sappiamo anche nella Sempre Libera di Violetta, noi sappiamo che alla fine lei morirà. Lei ancora non lo sa, lo sa, ma più Violetta che Gilda. Ma è una cosa di non so, ogni volta che troviamo questa coloratura, c'è questa innocenza della vita, del futuro, delle cose buone, della pace, dell'amicizia, e noi abbiamo bla bla bla. Quindi questi sono i miei pensieri di questo. E Francesco, com'è la musica del Bolero da un punto di vista proprio, diciamo, pianistico? Da un punto di vista pianistico la musica del Bolero non esiste perché è scritta per orchestra, quindi io suono ovviamente una riduzione, certo. Una d'opera. Al ritmo del Bolero che ho tanto di questo, però poi la cosa interessante, ma ripeto, non ha a che fare con la scrittura pianistica, ma proprio con la scrittura verdiana, è che molto presto la parte strumentale comincia a raddoppiare quella vocale, quindi si comincia con il famoso tema iniziale, no? Merci, io non sono un cantante, anche se vorrei esserlo, ma poi appena si passa alla relativa maggiore, con questa modulazione che è molto sottile, molto raffinata, così. A quel punto l'orchestra comincia a raddoppiare la parte vocale. Elisette diceva giustamente, no? In un'aria così è tutto scritto e non c'è bisogno, non c'è la necessità di introdurre degli abbellimenti, ulteriore coloratura, anche perché questa andrebbe a come si dice, clash, andrebbe a interferire, a scontrarsi con quello che avviene nella parte orchestrale, anche quando poi la tonalità cambia ancora e si va a La maggiore, terzo episodio del
nella prima strofa, sentiamo questo. Dove Lisette canta esattamente questa linea, Hélène canta questa linea e l'orchestra fa altrettanto. Questa è una scrittura molto verdiana, anche se ovviamente esistono esempi anche nei compositori precedenti. Però da quel punto di vista, non so se sei d'accordo, Lisette, ma ci troviamo proprio a casa, capiamo che è Verdi proprio per la texture, per è ironico, Lisette parla benissimo italiano e a me oggi non vengono le parole italiane invece. C'è questa questione di tessitura, di scrittura orchestrale che è abbastanza densa. Sì, è vero, infatti, sì. Questo direi che è una caratteristica molto particolare. No, per esempio, non so se sei d'accordo, Lisette, ma anche confrontandola con il Bolero di Rossini, che faremo subito prima, che non è una pagina operistica, che però è nella stessa tonalità, ma in Rossini ci sono i passaggi dove c'è la parte pianistica, quella, Marco, è veramente una parte pianistica, è un pezzo scritto così, per voce e pianoforte. Però poi quando la voce canta, il pianoforte invece dà un sostegno che è prevalentemente con gli accordi e con qualche arpeggio, quindi un accompagnamento più discreto che consente anche un pochino più di libertà ritmica. Ci sono dei momenti in cui la parte pianistica si ferma e la voce è più libera, e poi abbiamo il ritornello pianistico tra una strofa e l'altra. In quel senso invece magari Verdi e Rossini sono molto simili, perché è la caratteristica del bolero, che è strofico, che hai una strofa e poi la stessa musica più o meno si ripete ma con parole diverse. Volete fare un esempio di questo bolero? Facciamo questa follia del Rossini. Quale? Il bolero di Rossini. Quella di Rossini? Non saremo insieme. Non saremo insieme. No, perché il collegamento arriverà... È leggermente sfasato. No, forse io mi sento di dire, Lisette, non so se sei d'accordo, meno male che non possiamo suonare e cantare a distanza, che dobbiamo veramente essere insieme per fare quello, no? E infatti, dobbiamo essere insieme, perché se no, sai, c'è scritto qui nella parte per la musica del pianoforte, c'è scritto loco. Loco, e io ho detto, sai che c'è scritto loco? Per me quello vuol dire pazzia, you know? Ma ti faccio sentire, visto Marco che chiedevi, sì, proprio all'accenno del motivo iniziale del pianoforte che poi ritorna, che è questo. Dove Rossini gioca anche un po' a usare il pianoforte come se fosse una chitarra, no? Esatto. Sì, esatto. L'idea del carattere spagnolo o spagnoleggiante. Bellissimo. È molto divertente come Rossini scrive questa parte per il pianoforte. Sì, questa influenza della musica, del ballo spagnolo, del bolero, per me è una cosa, non so, ci fa muovere, ci fa... ci dà... Sì, perché c'è musica che non ti fa sentire così subito il ritmo del ballo, il ritmo del corpo nel movimento. E noi abbiamo anche un valzer, non è vero? Un valzer. Altro che se abbiamo un valzer. E altro. Che valzer? Che anche dovrebbe essere scritto loco. Loco. Perché... è veramente loco nel senso di... Chiedi Arditi, che lui forse ha scritto, il più famoso che ha scritto Arditi è stato Il bacio, ma noi abbiamo scelto un altro valzer che ho trovato io su internet, che si chiama Valzer des Belles Viennoises, Valzer delle Belle Giovane Viennesi, there you go. E anche questo c'è scritto, c'è molto, molto, molta coloratura, va avanti, va indietro, va rapido, va lento, e noi dobbiamo noi se non siamo insieme non ci troveremo mai, vedrete, perché non è mai così un, due, tre, un, due, tre, un, no, è un, due, tre, 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 e dobbiamo praticare molto, ma l'abbiamo provato molto. Sì, ci sono tantissimi posti dove Arditi scrive, no? Ben marcato, e allora quelle sono le parti più ritmiche
e poi però arrivi al punto dove Arditi scrive semplicemente, questo è interessante ed è molto ottocentesco, è tipico del canto, non scrive niente nella parte vocale, ma la parte pianistica scrive col canto. E questa è la spia rossa, no? Il campanello d'allarme per il pianista o anche per il direttore d'orchestra, perché mm-hmm. anche nelle partiture d'orchestra a volte si legge col canto. Mm. E questo cosa vuol dire? Vuol yeah. dire che la cantante, Lisette nel nostro caso, deve sentirsi libera di fare magari un rallentando, di prendere un fiato più ampio per ragioni espressive, per ragioni di fraseggio, e l'accompagnamento deve seguire. Poi invece abbiamo i posti dove c'è scritto leggero, che è un'indicazione magari un po' di dinamica, ma anche di carattere. Quindi è tutto proprio un gioco di rincorrersi, di stare insieme, ma anche che uno un po' scappa avanti, l'altro lo segue, oppure a un certo punto c'è un momento che a me piace molto, Lisette lo sa, dove che è molto, molto sentimentale, no? C'è scritto espressivo, ritardando assai, e mm-hmm. appunto quasi melenso, quasi da operetta, no? Sembra di essere improvvisamente nel mondo della Vedova Allegra, però poi finisce questa oasi di sentimentalismo e subito riparti. Giusto? Quindi è proprio un gioco di contrasti e di sorprese, non sai mai cosa succede un attimo dopo, quindi per me è un pezzo delizioso, sono così felice mm-hmm. che l'abbia scoperto, perché così adesso lo conosco anch'io, grazie a lei. Nuova, tutta nuova, non ho trovato neanche una registrazione di quest'aria. Completamente inedita, quindi. Esatto. Inedita. Possiamo per fare il pubblico di Parma, quindi un regalo che farete al pubblico di Parma, questo. Certo, ma sì, come no. E stavo pensando, quando dicevi quello, Francesco, che hai tutta la ragione del mondo, che questa musica deve essere organica, deve essere sentita da una persona all'altra. Se c'è scritto col canto, vuol dire che devi ascoltare e seguire, essere insieme. E questo è forse la chiave del bel canto, anche che forse c'è scritto nel pianoforte un ritmo molto semplice che ripete, si ripete, si ripete, ma lui non lo suonerà mai lo stesso, uguale sempre. Lui deve fare una... o andare avanti, o rubare un po', o rallentare. Queste cose sono le punte forse più importanti di cantare questo repertorio, che è molto organico della voce e del pianoforte insieme. Cioè queste nozze, you know, this marriage dell'arte, della musica, una cosa bellissima. Non è meccanica, possiamo dire, è organica invece. È verissimo, no? Questa cosa, guarda, non potevi dirlo meglio, no? Che pensa, no, una danza è sempre uguale, no? Un papà, un papà, un papà, un papà. Invece no, non c'è mai una battuta come la precedente. Almeno esatto. Se noi anche cerchiamo di divertirci tra di noi, cercheremo di far divertire il pubblico proprio con le sorprese. Assolutamente. Ma questo vale un po', non so, tu cosa pensi, Lisette? Secondo me questo vale un po' anche per tutto il repertorio che facciamo. Perché abbiamo tante di queste romanze che in apparenza sono semplicissime, con l'accompagnamento in terzine o con gli accordi ripetuti tipici verdiani, no? Ma in realtà ogni battuta poi assume un'inflessione un po' diversa a seconda mm-hmm. delle parole, a seconda del punto della frase in cui ti trovi. Assolutamente. Quindi, quando il compositore scrive col canto, quello vuol dire per me, pianista umile, dire stai attento, perché qui veramente devi essere concentrato, concentrarti. No, anch'io, molto. E quindi è facile seguirla, mi sento di dire, mi trovo molto bene, ma ci sono ovviamente tanti casi in cui devi stare molto attento, perché il cantante con tutto il diritto sceglierà di prendere un atteggiamento diverso, anche se magari l'avete provata in un modo specifico, poi può succedere qualche cosa e deve. Ma il termine col canto, l'espressione col canto, in realtà vale per tutte le battute di qualunque pezzo, di qualunque compositore di questo periodo. È sempre col canto, tutto sommato. Su quello ci si deve concentrare e su quello e da quello si deve poi trovare questa libertà, questo senso di libertà e di
anche proprio di estemporaneità, di improvvisazione, che diceva Lisette all'inizio, no? Lisette, vogliamo fare una piccola frasetta legata a questo punto, a questo brano? Te la senti? Di cosa? Che avuto... Di questo brano del valzer? Del valzer, visto che abbiamo avuto prima il piano, vediamo, non riusciamo a fare giustamente andare insieme, possiamo fare a distanza. Non insieme, non sarà insieme. Non insieme. Te lo prometto che non sarà insieme, non sarà. E... per esempio, forse nella parte dove arriva fa maybe the E flat major section at the end. Ah, tu non sai. Ah, come sì, io... che accennavo. Sì, sì, c'è questa parte dove io faccio una cadenza. Sai come io t'adoro, oh, tu non sai che verde moro. E dopo lui prende un altro tempo. Pum, 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 e lui comincia questo ballo senza dividere. Aspetta, aspetta, ci sono le altre frasi. Io ho cantato una frase troppo romantica e lui comincia a ballare, comincia ad andare avanti, a correre. E com'è? Ogni frase, non so, c'è un gioco, c'è anche questo forse femminino, you know, feminine maschile, anche yin yang forse un po' anche in questo valse che troveremo. È molto interessante. È una meraviglia, una meraviglia. Cioè, io vi dico solo che è una meraviglia sentirti a distanza. Quindi immaginate cosa potrebbe essere sentire direttamente qui a Parma tra pochi giorni. Quindi ovviamente tutti voi che siete in ascolto, non perdete tempo, correte a Parma per vedere il concerto, naturalmente con Lisette e Francesco, perché sarà una serata meravigliosa, ovviamente. Vi aspettiamo. Venite tutti. Allora, poi adesso facciamo invece, mi chiedo, tra tutto il programma del concerto, se doveste scegliere, e questo lo faccio, una domanda che rivolgo sia a Francesco che a Lisette, se doveste scegliere un'aria, una romanza in particolare, perché la ritenete o per più affine ai vostri gusti personali o ai vostri stili, insomma, cosa scegliereste e per quale motivo? Per fare... scusa, che hai rotto un po' la segnale quando hai parlato, Marco. Se facciamo riferimento a tutto il programma del concerto, qual è l'aria che ti piace di più perché la senti più vicina al tuo modo di cantare, al tuo stile, e per quale motivo? Forse per me sarebbero queste arie di Bellini, le sei ariette, che per me forse... perché noi quando abbiamo fatto le prove, io e Francesco, abbiamo trovato che queste sei ariette, nonostante che siano semplici, che ogni aria non è molto lunga, ma sono tutte diverse, e forse non sono sempre, non sono spesso cantate insieme, così come un gruppo. Anche io ho cantato due o tre, una o due in un concerto, ma non... per fare tutti i sei, possiamo vedere la differenza di ogni canzone e anche trovare il punto di vista diverso di ogni canzone. Forse tutte cantano della stessa cosa, più o meno, o parlano dell'amore, o parlano della perdita dell'amore, ma ogni personaggio che parla ha un diverso punto di vista. Ci sono persone, per esempio, che sono più amare, che sono più arrabbiate, perché hanno perso un amore che forse non hanno mai avuto davvero come vorrebbero averlo. Ci sono delle persone più innocenti che sono innamorati dall'inizio, che sono già ancora freschi, ancora si sentono amati. Ci sono persone che forse amano una persona per distanza. Quindi ci sono... It's like i colori dell'amore, possiamo dire. E quindi per trovare un colore diverso per ogni canzonetta è un challenge, è una cosa difficile trovare, perché io sono una persona, io ho la mia esperienza, non ho l'esperienza di cento di persone, ma lo importante è trovare un modo di dire, di cantare con la mia voce l'esperienza differenza che potrebbe avere ogni persona con l'amore. Certamente. E Francesco, invece, se dovessi scegliere tu un brano del concerto?
Beh, devo dire che sono d'accordo con Lisette. Per me questo gruppo delle romanze di Bellini, delle ariette, le sei ariette di Bellini è straordinario, e anche per me, no, come pianista mi è capitato tante volte di accompagnare cantanti facendo uno o due di questi pezzi, ma come gruppo ciascuno trae forza dagli altri. E noi, ecco, provandole abbiamo fatto questa ricerca sui contrasti sia all'interno dei singoli brani sia tra di essi. E quindi per me è un gruppo veramente molto speciale, specialmente l'ultimo brano, perché ha una purezza, una levità dove quando provavamo io ho detto a Lisette e adesso andiamo in paradiso. quando abbiamo prima di suonare questo, di suonare e cantare questo pezzo, perché così io lo sento. E quindi sono assolutamente d'accordo, ma ovviamente noi possiamo pensare in questi termini, ma poi quando siamo lì e proviamo questa musica o la studiamo anche individualmente, io oggi pomeriggio mi sono messo qui per alcune ore a studiare tutte le parti, tutti gli accompagnamenti, e ciascuno di questi brani è straordinario, e quindi il momento in cui stai cantando o suonando un brano, quello è quello che conta, quello è quello che è nel tuo cuore, quello che è quello nella tua mente. E quindi non può in realtà pensare, ah che bello, nella seconda metà faccio le ariette di Bellini, perché nel frattempo rovini la prima metà, no? È bellissimo. Devi stare, insomma, sul momento, no? Hic et nunc, in latino, no? Here and now, ecco. E quindi quando canti e suoni un brano, quello è quello che ami. Per me, sinceramente, non c'è nemmeno un punto, nemmeno un momento dove mi sento di dire ah, questa potevamo anche non farla. È tutto un programma straordinario proprio per la ricchezza di idee musicali e di idee poetiche, di immagini. C'è la danza, come ha rimarcato Lisette più volte, c'è la preghiera, ci sono le romanze di amore più o meno felice, ci sono addirittura due o tre pezzetti per pianoforte, quindi è un programma tanto vario, insomma, ogni pezzo è speciale in its own right. Quindi, visto che siamo nella terra di Verdi e naturalmente si mangia sempre bene, possiamo dire che ci sono tanti ingredienti, insomma, no? Possiamo buttarla sul culinario, ecco. Molti ingredienti, molti ingredienti. No, quindi, un menù molto ricco. Proprio per questo menù molto ricco, noi invitiamo nuovamente tutti a venire qui a Parma il 7 ottobre, ore 20, in salotto con Verdi. Quindi un concerto straordinario con Lisette Oropesa e Francesco Izzo. Uno degli eventi di punta di questa edizione del Festival Verdi, molto atteso. Noi saremo lì naturalmente a applaudirvi e a divertirci, visto che insomma ci è parso di capire che le vostre parole, no, ci sia proprio questo lavoro di intesa perfetta, per cui insomma saremo lì a divertirci con voi. E Lisette, cosa dire, è stato a dire poco emozionante averti avuto la nostra ospite. Grazie, anche per me. Celebriamo la gioia di essere insieme. Esatto. Questa musica che non si può fare da lontani, non si può fare con distanza. Questa musica deve essere fatta insieme. E anche il ballo. Il ballo deve essere fatto con un partner, sempre con un'altra persona. Non si fa da solo. Si fa da solo, anche si fa da solo. Io lo so. Però è meno divertente. Ma ecco. Certo. È vero. Il nostro tema. Volevo fare una piccola osservazione, certo. Che mi viene in mente adesso, che quando diciamo in salotto con Verdi, naturalmente apriamo questa porta, no? Metaforicamente entriamo in questo salotto ottocentesco, esploriamo questa musica, ci troviamo al pianoforte, proviamo delle idee, delle emozioni, ma io ci tengo a dire, non siamo solo Lisette e io in salotto, ma saremo tutti insieme con il pubblico in questo salotto. L'idea è proprio di trovarsi intorno a un pianoforte, di cantare, di suonare e di provare delle emozioni, e spero di provare tanta gioia, perché ne abbiamo bisogno. E noi naturalmente proveremo tanta gioia con voi, tantissime emozioni. Lisette, grazie ancora per la partecipazione, per ora virtuale, ma tra pochi giorni sarà reale, grazie. Con noi, insomma. E naturalmente grazie. Ringraziamo Francesco perché, insomma, ha regalato veramente momenti di grandissima emozione qui con noi, insomma. Quindi in bocca al lupo a entrambi. Lupo!
Crepi il lupo, viva il lupo. Anzi. Viva il lupo e viva il Verdi. Viva Verdi, certamente. Viva Verdi. Lisetta, a te in bocca al lupo anche a Praga. Bocca al lupo per il tuo concerto di Praga. Quando arrivi ci racconti tutto. Speriamo che arrivino le valigie. Speriamo. Bene. Sì, infatti. Okay. Grazie Lisette, buona serata. Ok, bacio. Arrivederci ciao. Ragazzi, grazie amici. Ciao Lisette, buona serata. Ciao. Buona serata. E noi amici di Opera Libera abbiamo avuto questa puntata eccezionale, insomma con un ospite eccezionale, appunto Elisetto Roppese e Francesco Izzo. Noi vi ringraziamo per la vostra partecipazione, saremo con voi la prossima settimana con una nuova puntata, quindi seguiteci per rimanere aggiornati. Vi ricordiamo che il video di questa puntata rimane caricato sul profilo Instagram, ma lo potete trovare anche sul nostro profilo Facebook e a breve anche sul nostro canale YouTube Opera Libera, tutto attaccato, senza spazi, al quale se volete potete iscrivervi. Salutiamo tutti e auguriamo una buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.